bentrovati amici, siamo nel momento cruciale perché tra pochi minuti comincerà questo big match tra la Trasvecta Calvisano versus Balo Rugby Emilia. Questo per me è la seconda settimana che vedo la squadra di Roberto Manghi, questa volta sicuramente una trasferta impegnativa perché c'è un Calvisano ferito, io direi, perché è un po' di tempo che non riesce a continuare giustamente con una striscia vincente, oltre al discorso di due o tre partite rinviate, quindi il Calvisano giustamente che ha voglia di dimostrarsi e dire che in questo momento per andare ai playoff ancora c'è tempo, quindi loro cercheranno attraverso una vittoria qui contro la squadra di Roberto Manghi di mettersi in carreggiata per arrivare allo scopo fondamentale della squadra di Cuca Guide, ovvero Roberto Manghi, allenatore del Valo Rugby Emilia, riprende la caccia al Petrarca. No, per il momento pensiamo a Calvisano, il Petrarca ci abbiamo pensato venerdì scorso, ormai è il terzo venerdì che mi trovo davanti alle vostre telecamere, porta bene, speriamo di fare tris. Un avversario molto duro stasera. Venire a Calvisano non è mai facile, siamo pronti e cercheremo di dare il nostro meglio e la partita sicuramente come la scorsa si deciderà negli ultimi minuti. Calvisano è un po' attardato, ha giocato qualche partita in meno, forse la classifica non è quella reale. Sì, Calvisano è una squadra forte, una squadra che punta come noi andare a arrivare in fondo per vincere e sicuramente in casa si farà valere. Ci siamo distratti un attimo all'andata e all'ultimo secondo ci hanno pulito e abbiamo perso di un punto. Oggi cerchiamo di riportarci a casa quello che ci sono venuti a prendere loro da noi. Gianluca Guidi, allenatore del Trasvecta Calvisano, allora l'avversario di stasera è quelli di spessore enorme. Assolutamente sì, arrivano da una bella vittoria, hanno veramente battuto la squadra che fino a questo momento sta un po' uccidendo il campionato, quindi saranno pieni di fiducia e per noi è un banco di prova molto molto importante, dobbiamo riuscire a abbinare la fisicità alla nostra qualità trovando finalmente un po' di continuità e questa è la sfida di questa partita. Questo campionato falcidiato dal Covid vi vede leggermente attardati, ma la classifica probabilmente non è quella reale, la vostra. Sì, però dice questo e quindi dobbiamo prendere anche spunto dai momenti in cui abbiamo avuto questi passaggi a vuoto. Per questo che dobbiamo trovare dentro di noi, dentro la squadra, la qualità che c'è per avere continuità di rendimento e di prestazioni. Da qui a fine stagione dunque si va al massimo adesso. Sì, in questo momento siamo veramente nel momento della verità e vogliamo partire con il piede giusto. Ferro, avete sentito quelli che ci seguono anche sulla pagina Facebook e al canale YouTube della Federazione Italiana del Rugby, e l'impressione del pre-match sia di Roberto Guidi sia anche di Cuca. Roberto Manghi, non so se ho sbagliato prima, Roberto Manghi e Cuca Guidi, quindi una partita molto molto avvincente, io direi, quindi a quelli che ci seguono attraverso la pagina Facebook e a quelli che ci seguono attraverso il canale YouTube della Federazione mi auguro un'eccellente partita del rugby. Ricordatevi, noi siamo quelli di Non è la RAI, perché giustamente in contemporanea c'è la RAI Sport HD che giustamente segue in diretta la partita, però se volete o siete in giro e volete seguirci qui con la nostra telecronaca, ben volentieri vi accettiamo e anche accettiamo anche i saluti ogni tanto, perché sulla mia sinistra ho messo il mio telefonino così tutto sommato guardo qualche vostro appunto, qualche saluto, qualcosa per dimostrare che siamo vivi. Quindi
qui vedete già la, avete già visto la composizione di ambe due teams. Stiamo guardando il ballo rugby, che vedo che c'è in, in panchina questa volta Luz che ha avuto la settimana scorsa una performance non all'altezza perché ha sbagliato tantissimi lanci in touche, quindi adesso vedremo se riesce il giocatore d'origine sudafricana di entrare nel momento giusto e dimostrare ovviamente il suo valore. La prima linea la vedete qua, Brugnari, Lucardi, Lesso, seconda linea Van Buren che ritorna, Ortiz che ritorna, Lewis in terza linea, Vunisa in numero 8, Isekor in flanker. Quindi in panchina c'è Morelli, Gavrilitta, D'Amico, Zanetti, Bernasconi, l'oriundo, Gremone, un altro oriundo, Consoli e Marco Sussio, il bresciano. Qui vediamo gli arbitri con Federico Boraso, Manuele Bottino, primo assistente, Simone Guaretto, secondo assistente, e avete visto anche il quarto uomo, e ci sarà come al solito ormai il TMO. Quindi kick off, Daniel Newton che calza con un bel drop lungo, non altissimo, riceve la palla subito il giocatore del Calvisano che va subito a un punto d'incontro, dà la palla a Van Buren che comincia già a caricare, però c'è un giocatore che non ha rotolato via che è il numero 2 Silva, quindi infrazione e Ugo Schalk Ugo che ha una penal touche, vediamo. Ok, siamo di qua. Salutiamo al nostro amico Giuseppe Augello che ci sta seguendo. Hola amigos. Peccato che non c'è tanto pubblico. Una touche vinta bene da parte della squadra di Roberto Manghi che attacca subito con chi? Con il flacco che fa la finta, va via, accelera, viene preso in copertura, però c'è Gonzalo Garcia che dà ritmo all'attacco, punto di incontro, palla che esce in qualche modo, Gonzalo la fa vivere con chi? Con il ball carrier Mirko Amenta che è stato scelto uomo del match nella partita di settimana scorsa contro la corazzata del Petrarca, adesso il calcetto a seguire da parte di Diego Antl, c'è un'infrazione, c'è un tallonaggio con la mano, quindi dopo il placaggio ha portato via e quella è l'infrazione segnalata dall'arbitro della partita, quindi si ripartirà con un penal touche. Buona touche trovata, quindi la piattaforma del lancio del gioco parte da questa touche, vediamo il line out, vediamo anche quanti giocatori vengono a comporre questo line out e vediamo con chi lancia la palla il tallonatore, ovvero Lucardi. Brugnara ha passato la consegna e vediamo come viene composta, buona la palla presa. Si gioca a largo, buon Damiano che torna anche lui, un giocatore interessantissimo. Damiano Mazza è entrato e ha subito mostrato i denti, con rabbia è andato a percuotere, adesso c'è doppio. Sei in terra, non hai mai lasciato la palla. No. C'è un doppio movimento. Sei mai stato. Ah, c'è una polemica in quanto. Vediamo il replay, perché viene preso, eccolo qua, in un certo momento lui lascia la palla e penso che comunque aveva ragione il buon tigre Facundo Panseira Garrido, il capitan cordobés di questo Calvisano. Serata fredda però non freddissima, quindi no, dicevo, peccato perché mi aspetto sempre più pubblico qui al San Michele. Siamo Reggio,
logicamente dell'altra parte non neanche parlare, che c'è pochissima gente la tribuna di fronte a noi, però qui dove è la nostra postazione. Buona la palla presa in touche, Casaforte, c'è la, l'uomo che sta timonando, ovvero Silva. Ancora possesso, del Valo Rugby. Tenuto, ottimo il Pescador. Vediamo chi è stato il Pescador. In piedi, recupero. Vediamo il replay. C'è stato un giocatore del Calvisano puntualissimo a recuperare il pallone. Ottimo, il recupero del pallone. Se non sbaglio è stato Damiano Mazza, se non sbaglio. Ok, va bene questa linea, non la muore. Siete 214 per l'esattezza che state seguendo la partita tramite la pagina Facebook. Vi saluto a tutti, cari amici del rugby. Lancio di Lucardi, buona la palla presa da Ortiz, Ortiz, ex Rovigo, la palla è in possesso del Calvisano che va subito a percuotere, cerca di dare ritmo a Manfredi, il medianino. Ancora possesso, non ha guadagnato granché, c'era un fuorigioco, segnalato dall'arbitro. Quindi il numero 7 del Valo Rugby e l'oriundo Sbrocco. Tiene la palla qua, Cinque minuti e mezzo e sul right down diversi falli, l'ultimo è un fuorigioco. Occhio alla disciplina su questa fase di gioco. Sta giustamente ricordando l'arbitro d'incontro al capitano. Ci guardiamo. Essere più disciplinati, quindi parla con Farolini, il capitano. Falli. Del Valo Rugby ha chiesto pali Schalk Ugo. Prepara il tutto sommato efficace calciatore del Trasvecta, Silent Please, ma entro, primi tre punti dell'incontro al minuto 6. Schalk Ugo trasforma. Troppo questa volta più alto per creare la pressione, però il giocatore del Calvisano riesce a recuperare la palla, quindi si riparte subito con Van Buren, il ball carrier. Ok, 9, usala, non spingere, è portata. Un calcio alto nel box per creare pressione. C'era la possibilità di prendere il pallone, però ha mancato nella ricezione il giocatore del Calvisano, Schalk Ugo, e l'apertura che era andato a prendere il pallone. Qui vediamo il momento in che non riesce a afferrare il pallone Schalk Ugo, quindi si ripartirà con un'inflazione lieve perché gli è stato un in avanti. Ok, avanti un po'. Ok. Bassi! Lega! Via! Okay.
non mi sbaglio, questa è la prima missa all'incontro, quindi come al solito un bel test. Vediamo i due pacchetti che sono messi in questa spinta. Facciamo un passetto qua. Andiamo qua un po'. Vieni. Bellissima quadratura del pacchetto, ambe due pacchetti, abbiamo visto la faccia. Perfetto. Del mitico Samu Punisa, cerca lì in centro. Bas! Il tucumano Gonzalo Garcia Lei. Che lancia la pala. Via! Questa volta c'è infrazione, c'è il destro. Ok, andiamo giù. Il destro del Calvisano. Messo il basso. Pier Maria Leso che è il colpevole di questo crollo. L'arbitro lì ha segnalato lui come autore dell'infrazione. Quindi penal touche. Newton trova la touche. Una buona touche, non lontano dalla linea di... tra la linea 22 e la linea dei 5 metri. Okay. Quanti siete? Numero 6. Pericolo, lancia. Buona la palla presa. Stai. Nel centro della fila. Sei sempre legato, eh? Cassaforte che avanza. 15. Cassaforte che avanza. Non è infrazione ancora, quindi buona la gestione difensiva del Calvisano, buono il placaggio di Bunisa. Stanno cercando in qualche modo di arginare, però il pericolo c'è sempre, è latente, gioca la parte chiusa Gonzalo Garcia, c'è un placaggio puntuale, se gioca la parte, ancora la parte chiusa, fa una finta Antl, però mantiene il possesso, buon placaggio di Brugnara. No, Nero. E Nero non può mettere le mani lì, c'è il rack. Ok. Possesso ancora del Valor Rugby che vuole avvicinarsi alla linea di meta. Siamo lì, un altro pick and go. No, Nero. Pericolo, stanno avanzando in qualche modo, sempre utilizzando la parte chiusa. Al corpo, il corpo dell'uomo. Gonzalo che apre al suo seconda linea che va a percuotere Garcia, c'è la Antri che gioca largo. Cercano in qualche modo la superiorità numerica per... Invece adesso cambiano di fronte alla palla al momento giusto. Antri, un buon offload, ancora possesso della squadra emiliana, la palla con okay, lascia Nero. Daniel Newton Garcia che dà ritmo al suo seconda linea. C'è il vantaggio perché cade sopra Bunisa, l'intenzione di recuperare il pallone, quindi gioca veloce 10 metri. Gonzalo Garcia per guadagnare i 10 metri, c'è un vantaggio, un ulteriore vantaggio, quindi ottimo placaggio della difesa del Calvisano che sta tenendo, però stanno giocando gratis, pericolo, c'è pass forward, c'è tutta la riflessione iniziale. Tempo. Ok, questo è un passaggio in avanti, io sto giocando il vantaggio. Quindi se torno alla riflessione precedente. 10 metri. Siamo sulla linea. C'è tempo? Logicamente. Ok. Vediamo cosa chiedono, cosa scelgono. Aspetta che teniamo lì. Aspetta un attimo. Fermo. C'è un gioco fermo in questo momento, c'è un giocatore a terra. Ok. Io non ho visto. Se c'è qualcosa entra e mi chiama. Sei a posto? Sei... No. Ok. Pulisciti. Va bene. Buono. Stanno giustamente sei. Parlando, commentando tra l'arbitro e il giocatore che è a terra. Ok. Eravamo a 10. Cosa fai?
cosa fai? La scelta qual è? Ancora no? Pali. Tre punti sicuri per Daniel Newton. Dentro, pareggio, tre pari. Avete sentito lo speaker del Calvisano, tre pari questa partita. Prende la palla il solito numero 8, Mirko Menta. La palla è giocabile? Se può giocare il pallone. Placaggio bassissimo di Pier Maria Leso, sta facendo pressione. Calcio lungo di Gonzalo, la prende chi? Attenti, che fa la... No, avanza, va per Cotre, guadagna due metri, mantiene il possesso, si gioca la parte chiusa a Manfredi. Manfredi da Valencia dà la palla al suo compagno, stanno cercando di sviluppare il gioco. C'è la lì, va Bühler, viene placato dal numero uno, dal pilone sinistro, Alessio Sanavia. Quindi c'è qua. Il punto dove deve calciare per liberare dopo la chiamata del Marche. Calcia lungo, la palla non esce, quindi rilancia, contrattacca il Calvisano. Atletico Masil che gioca a largo, il passaggio non è stato aggiustato bene, però la palla ancora in possesso di il Tigre Panseira, che calcia lungo per creare pressione. Fermo. C'è qualche problema? Fermo. C'è il TMO, signori, c'è l'apparizione del TMO, lo aspettavamo giustamente tutti in ansia, adesso lo abbiamo. Non è nulla, il giocatore passa la palla, vediamo qual è, salta e viene successivamente placcato, non è nulla, tranquillo, puoi continuare. La chiamata del TMO. Quindi mi dici che il giocatore con la palla è lui che salta nel passaggio? Esatto, salta, c'è un contatto, si vede, però bloccato, secondo me non c'è antigioco. Guardate qua, è lui che sta saltando, allora quando lui va a placare sicuramente che va in alto, però non è stata un'intenzione, diciamo, cattiva da parte della difesa, no? Secondo me no, però l'arbitro sempre ragione, il TMO idem, quindi però è dentro i 22 qua. Infatti, secondo me non è stato richiamato niente, perché... Giusto il Marco? Siamo al centrocampo, siamo al centrocampo. Okay. Palla rossa, Se parte con una mischia. Se parte con una mischia, non c'è nulla, vedete, siamo d'accordo con il TMO. Non c'è nulla, tu. Però adesso, con il discorso anche di tutelare i giocatori, c'era il dubbio, quindi lo hanno chiarito subito. Andiamo. Questo è il Marco? Occhio al lato che parte, Okay, voi comunque come me penso che sentite anche l'arbitro Bassi, quindi questo significa che Lega, in qualche modo siamo via in un modo trasparente, anticipata. Seguire la partita, hanno anticipato, free kick, si gioca veloce. Garcia con il suo compatriota Diego Ant, che calcia di mancino e trova una touche che andrà a favore logicamente della squadra che difende, ovvero il Transvecta Calvisano. Era inquadrato adesso l'assistente di là, Bottino di Roma. Questo è Mark. Numero Calvisano, anticipata. Sì, anticipate voi. Carregamo. Stai lì. Buona la touche, buona la presa. In fondo giusto, touche con Luis, Dan Luis, il britannico,
buono il drive, okay, avanzante, super carrettino, se gioca penso che c'è un vantaggio, se gioca a largo con il Tigre, gioca con Panseira che sta giocando ancora con il vantaggio, sta giocando gratis insomma, allora se gioca all'interno con Van Zyl, che adesso fa una giocata non felicissima, quindi meno male che stava giocando gratis, quindi si torna alla riflessione precedente. Tira giù. E tira giù. Che gioca Calvisano? Barsi, Dino Gerri. Che gioca? Barsi. Penal touche. Okay. Questa è la vostra linea. Penal touche, quindi adesso stiamo mostrando l'immagine di un replay bellissimo della regia rosso, con quel apri. Carrettino tremendo. Rosso, apri. Vai. E stai. Avanza, avanza. Stai legato, sei. Ottima la coordinazione, okay, con il saltatore che riceve la palla e dopo hanno... Attenti, pericolo, c'è il carrettino che avanza. Attenti, pericolo, diventa metà. Metà. C'è qualche dubbio, io l'ho chiamato metà, quindi se io dico metà, dice che non è metà, vediamo. Apri. Il velo della diretta, velo della diretta. Adesso vediamo nei nostri monitor anche il lavoro del TMO. Tutti vogliono vedere qualcosa, vediamo se la meta è o non è. No, stai lì. That is the question. Okay. Sta dicendo lui. No, ascolta me, ok? Emma, mi senti? Sì, dimmi. Rispondiamo una cosa. Grounding è netto e chiaro. Vediamo. I controlli solo che dalla MOL, il rimessa laterale che avanza, Calvisano non abbia fatto un passetto laterale, uno shift, secondo me no, non sia stesso MOL. Secondo me è meta, okay, nel senso che non ho visto nessuna, non ci sia stato uno shift laterale, nessun MOL che si è staccato, quindi la mia interpretazione è che era in cassaforte, hanno avanzato e dopo hanno fatto il grounding a regola d'arte, secondo me, vede che io non sono un fenomeno, però mi permetto comunque di avendo tanti mezzi tecnologici, tante inquadrature, tutto sommato qualche esperienza ho. Guardate l'avanzamento. Ce l'hai Ema? Ci sono, sto controllando. Guardate, vedi, c'è l'ultimo, è l'ultimo tratto dell'avanzamento, c'è il MOL che un po' si stacca, non so, vediamo. Guardando queste immagini, guardate, vedi che erano legati lì, in un certo momento appaiono tre giocatori in una specie di guardate, quelli tre lì, vedi che si staccano, sì, Federico, del MOL, diciamo, originale. Sull'ultima partenza si vede uno shift, è un'ostruzione, però adesso non è meta. Ok, quindi la MOL del Calvisano fa uno shift, è corretto che non è più la stessa MOL, costruzione, sì, quindi abbiamo meta e non meta. Calcio in punizione, vedi che l'impressione appena iniziale fuori dai 5 secondo me, contro Calvisano. Confermo, esattamente attrezzi, sui 5 non metri. È meta, okay, perché giustamente ha fatto shift, il MOL si è staccato, quindi... Uno spostamento laterale della MOL, non è più la stessa MOL. E non quindi calcio in posizione per l'ostruzione, okay. È buono, no c'è niente. E noi è sempre la prima, la stessa. Ok, non è meta. E là e qua. Non è meta. Stiamo spaccando il MOL. Non è meta, ostruzione. Ci spostiamo e facciamo ostruzione. Se tutta anche la, tra virgolette, protesta del capitano del Calvisano, giustamente comunicando il disagio nelle line out precedente, perché hanno ogni volta, secondo lui, hanno distrutto il MOL. Linea vostra. Quello che sentivo dire da
Voi linea. Facundo Balseira, però continua ragazzi, siamo al minuto 6 di questo primo tempo. Siete tanti che ci seguite anche sulla pagina di Facebook, quindi di quelli che non è la RAE. Va bene sulla palla, avanti Rosso. Recuperato bene da parte del Calvisano, quindi possesso giallo-nero, pick and go! Tremendo! Attenti con Manfredi che cerca cambiando il passo, cerca il sostegno con chi? Con Isecor che ha mancato avanti. Il pallone, il passaggio non era perfetto, però è stato un errore anche. Quindi adesso vediamo il replay, però la intenzione offensiva del Calvisano è stata brillante, perché alla fine si è trovato il numero 9, il medialino Manfredi, con la palla, ha cercato sostegno, l'ha ottenuto, però il passaggio, guardate, arriva fino in fondo, secondo me la poteva prendere meglio Isecor la palla. Non è perfetta la palla, però si poteva prendere. Bassi! Lega! Via! Stai su! Ok, è fuori qua. Va alla parte chiusa. C'è il tenuto da parte del giocatore del Valo Rugby, quindi un'infrazione. Sì. Okay. C'è un'infrazione. Il 6 rosso tiene. Il 6 rosso tiene per la maglietta il giocatore che voleva andare a coprire. Bali. Guardate. Bali. Eccolo lì, si è visto. Si alza. Menta, però il 6 ha impedito subito la copertura difensiva da parte del giocatore del Calvisano. E ha chiesto Bali. Si sta preparando Shark Hugo, il mediano apertura sudafricana. Too much off the field shenanigans. Single up. Silent please. Dentro! Altri tre punti per il Calvisano, risultato parziale, trasletta Calvisano 6, Valo Rugby Emilia 3. Siamo al minuto. Ciao ragazzi, vai Nico! Adesso controlliamo anche con la nostra grafica. 6-3 il risultato. Quando vuoi? Non vedo ancora la grafica con i minuti. Minuto quasi 20 di questo primo tempo, buona la palla presa dalla difesa del team della Bassa Bresciana. Van Buren che va a percuotere. Okay. Usa. Ok, non cambiare corsa. Un up and under nel box. C'è tutta la pressione comunque del Calvisano per il possesso della squadra emiliana che gioca con la terza linea apposta e c'è lui il giocatore. È corretto, tu non rotoli. C'è il giocatore del. Lui è corretto, tu non rotoli. Lewis che continua con sue infrazioni anche la partita precedente. Il britannico è faloso, è indisciplinato. Guardate, lui placa, lui deve andare via subito, non deve restare lì. Peccato perché un giocatore interessante, tecnicamente ben dotato, però deve rivedere l'aspetto disciplinare. 5. Ricordiamo che è stato espulso per doppia ammonizione contro le Fiamme Oro, una partita valida per la Coppa Italia. Recupera in qualche modo dopo una touche non ben aggiustata con la torre da parte del Marco Silva, però la palla in qualche modo rimbalzata a favore della offensiva del team di
Roberto Manghi, gioca all'interno Diego Antel con sua apertura, ancora Diego Antel che fa un po' il playmaker. 7 nero, non rientri, 7. C'è un giocatore del Calvisano che non è rientrato, quindi aspetta. C'è un fuorigioco. Fuorigioco. Ok, 7 deve rientrare. Il 7 del Calvisano, ovvero Isecor, non è rientrato a tempo. Penatus. Anche per voi, disciplina, anche per voi disciplina. Questa è una touche pericolosa, perché un buon mol, è banale da dire, può creare difficoltà. Infatti la palla viene presa bene e adesso stanno organizzando un mol avanzante. Uno stop, stai legato nero, stai legato. Già c'è il primo stop, quindi non possono legarsi. Adesso lui, sì, c'è il possesso ancora del Valoravi. Fermo. C'è un'altra infrazione, adesso l'arbitro sicuramente chiamerà l'ordine. Mi cade sopra e rallenta tutto il punto d'incontro. Anche per voi basta farli. Ascolta me. Va sopra e mi rallenta il punto d'incontro. La palla sta uscendo. Disciplina anche vostra. Stanno rallentando anche loro, quindi una partita indisciplinata da ambedue parti. Perché l'arbitro ha chiamato all'ordine prima il capitano Farolini del. Pali. Del Valor Rugby, e adesso è il momento di aver chiamato all'ordine a Panseira Garrido. Mi sentite? Mi sentite voi, raga? Mi sentite? Mi sentite? Io non vi sento, non vi sento mica. Stanley Newton che prova adesso anche a pareggiare. Adesso mi senti. Partita molto equilibrata, lieve. Supremazia del Calvisano, targata trasfecta. Sì. Entro! Altri 3 punti. Ferma un attimo. Sì, ma mi sente sempre una radio, un qualcosa che entra dentro? Prova a guardare la radio mia. Allora, risultato parziale. Perché parlo con voi. Esatto. 6 pari. Te la senti, vai! È dentro qua. È staccato il jack o è? Guarda la sede, si è attaccata. Si è accesa. Mi sento che in concomitanza sarà la partita della Under 20, la nazionale Under 20, che giocano contro i parità dell'Inghilterra a Treviso, quindi la platea del rugby in Italia deve in qualche modo seguire. Non è che ci sentono qua con il microfono. Adesso glielo chiedo. Ma è 23, giusto? Rai HD Sport. Questa partita c'è Sky Italia che sta seguendo la partita tra l'Under 20 in Italia versus Inghilterra. Sbagliato. Il 14 è sbagliato. Perché? Perché ha valutato che la palla andava fuori diretta, invece è rimasta in campo e è rimbalzato, quindi andiamo Reggio, palla a favore del Reggio. Però guardate, palla il numero 14 Bertaccini Giulio, che ha valutato, o forse non ha voluto rischiare perché aveva la pressione. Si parte con una touche a 4 giocatori, vince bene la palla giocatore del ancora dentro Valor Rugby. Mir commenta che va per cuotere, deve usare la palla Gonzalo, vediamo così. Fermo 2, fermo 1. Calcio. Ascolta me. Per guadagnare pochi metri. Sì, vai passo indietro. Andiamo, Calvisano. Partita che dovrebbe avere più ritmo, signori.
Non ti ho chiesto che non voglio Leardo, ok? Dai. Adesso è Brugnara che dà la consegna al stai lì, Lucardi. Stai Reggio. Buona palla presa da Ortiz. Stai legato, sei. Ortiz che sei rientra, legato, buono il molo avanzante, guardate il molo avanzante con chi? Con Samu che alla fine si riesce a andare via, quindi dà il pallone, adesso possesso, offload tra Panseira e Damiano Mazza, ancora possesso giallo-nero, ancora guadagnando diritto per diritto il capitano Facundo Panseira. Brugnara che gioca in qualche modo pericolo, avanza, siamo a 15 metri con il possesso giallo-nero. Per quote, ancora, ancora possesso con Van Dure che guadagna 3 metri, buona l'incursione del sudafricano. Adesso sì è il momento di Bunisa, il calvisano si sta arrabbiando, però c'è un tenuto. Lui è in piedi. C'è un tenuto, c'è, se non sbaglio, Diego Andri che è andato a recuperare il pallone. Vediamo, 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 sono curioso a vedere chi... che ha fatto il pescador, come li chiamo io. Ottimo, ottimo gesto da parte del difensore, non sono riuscito a individuare, però è andato a pescare la palla, quindi obbligato il tenuto all'offensiva del calvisano, al giocatore che cercava in qualche modo di mantenere il possesso. Palla vinta ancora, palla vinta ancora della fila. Usa la palla Gonzalo con un kick alto, lungo, prende la palla qui Simo Ragusi che guadagna prima, guadagna il, diciamo il indietro, no nera. Rosso con il suo diretto avversario, però non guadagna un granché, quindi deve per forza liberare il pallone, quindi tutto sommato non è stata, diciamo, efficace questo rilancio del gioco da parte da Simone Raguzzi. Adesso vediamo con chi lancia Lucardi. Lunga, ottimo il pallone preso, perfetto il lancio di Lucardi con chi? Con Dan Lewis, il britannico. Non tirare, Hanno fatto crollare quel molli, quindi dopo tante infrazioni ci sarà forse il chiamato all'ordine dal numero 6. Il 6 Matteo Nicolò dell'Acqua, che è andato a far crollare, ha rischiato perché dopo diverse infrazioni, chiamatele anche professionali quei falli lì, ha rischiato anche essere punito con un giallo. Penal touch. Sei. Lancio di Lucardi con la prima posizione della fila e adesso è il mol che avanza, ce l'ha la palla in mano Lucardi che sta timonando in qualche modo lo skipper del Transvecta, del pacchetto Transvecta, è una specie di piccolo camion della Transvecta che avanza. Il carrettino che avanza, il mole è sempre quello, c'è il vantaggio, gioca il vantaggio, gioca gratis il calvisano. E adesso sì, ci sarà chiamato l'ordine, ci sta il giallo. E adesso il giallo di Amenta, Mirko Amenta, è stato quello che ha provocato l'infrazione. C'è un inserimento laterale da parte di Amenta, quindi via rosso, pericolo, hanno giocato direttamente con gli avanti, la palla è a mezzo metro, pericolo,
se gioca largo, se gioca largo. C'è il vantaggio ancora, la palla non è entrata ancora. Non si è stato Grondi, sta giocando gratis. Apri, sei, non serve, fermo, non serve. C'è un po' di... Apri. Non serve a niente queste situazioni qua in questo momento, non serve a niente. C'è un scambio di... Apri. Di pensieri diversi tra ambedue pacchetti, quindi... Però l'arbitro cerca di calmare gli animi. Tempo qua. È partito Capitano. Tutto dal numero 6 dall'acqua. Vieni che qua, sì. Il tempo è fermato. Chiamano a dall'acqua, adesso stanno parlando con i due capitani, ovvero Farolini. E il tempo finisce lì, l'azione finisce lì. Evitiamo persone che arrivano, tirano e fanno resto. Non lo posso vedere questo, ok? Però evitiamo, quindi adesso abbiamo la segnatura, parla con i tuoi là e parla con i tuoi, ok? Ok, non ti preoccupare, ok? Parla con loro, parla con loro non con me, ti ho detto di parlare con loro, ok? Grazie, ok, grazie. Quindi ci salta la segnatura, quindi... Questa è la dimostrazione che il possesso di Calvisano in quel momento lì aveva segnato la meta, è stato anche una mia distrazione forse, però se la mette e adesso trasforma altri due punti, significa che siamo nel punteggio 13, Calvisano trasvecta 6, Vallo Rugby Emilia. Tre rosso. Che succede con il tre rosso? Sta arrivando. C'è il cambio, esce il tre. Il tre rosso entra, il tre del Vallo Rugby. Entra il numero 18, ovvero Guido Randisi, il rosarino. Prende la palla bene Van Zyl, sicuro. Adesso passano la palla all'altro sudafricano della squadra, ovvero Michael Van Buren. Calcio lungo, trovo una buona touche, ottimo il calcio, guadagna metri. Minuto 31 da questo primo tempo, Calvisano che tutto sommato sta giustificando questa vittoria parziale. Tre? Quanti siete? Cinque? Chiamano il numero dei giocatori, sono 5 in questa touche. Lancia Silva. Stai lì. Marco Silva. Vedo vicino alla touche Stefano Del Frate. Fotografo. No. È uno stop. Primo stop. Usala. Non la usa, quindi turnover. Buona la gestione difensiva da parte del pacchetto, di tutto il pack di Lorenzo Cittadini, che sono riuscito a arginare, quindi la palla non esce. L'arbitro aveva detto che c'era il primo stop, non esce la palla, quindi... Turnover a favore del Calvisano. Avanti. Ancora. Sì. Bassi. Lega. Buona la mischia del Calvisano che dà un'altra spinta, guadagna 5 metri, gioca gratis il Calvisano, va via il medianino Manfredi, viene preso dal diretto avversario. Ancora la palla
favore di Munisa. La palla deve uscire. Calvisano che rimane sempre in territorio del Valor Rugby, gioca un graver. Okay, il fullback sudafricano, ovvero Kai Van Zyl. Quindi se torna alla riflessione precedente, Calvisano che da un po' di tempo rimane qui in territorio del Valor Rugby. Valor Rugby sta giocando con un giocatore in meno. 10 minuti ammonito. Mir commenta dopo diverse infrazioni. Qui l'inquadratura al valido giocatore ex Fiamme Oro. Sta preparando il pallone il fly half, il mediano apertura, il numero 10, Shalk Hugo. Questa è una partita interessante per cominciare quello che sarà un super weekend di rugby in Italia, perché c'è il Six Nations, che è il torneo più bello del mondo. Domenica vediamo l'Italia all'Olimpico versus gli inglesi. Calcio. Adentro, adentro, altri tre punti di questa punizione a favore del Trasvecta Calvisano, che si sta imponendo in questo momento. Siamo nei minuti finali di questo primo tempo. Trasvecta 6 Valor Rugby. Drop da parte di Newton, alto, ottima, ottima la presa lì è stato il problema dei compagni, i compagni del saltatore, che non sono riuscito a tenerlo. Un errore, un errore tecnico. Non c'è un giocatore del Valor Rugby che è andato a mettere in difficoltà il saltatore. C'è Luis che era andato altissimo a prendere palloni, al momento di cadere sono i suoi propri compagni che non sono riusciti a tenerli. Secondo me, non, mi riservo adesso a vedere nel replay, però ricordatevi che c'è il discorso anche del concussion. Va addosso al giocatore, quindi, in aria, che il giocatore in aria cade con la schiena, sì. Cartellino giallo. Okay. Però se c'è il giocatore che ha fatto contatto con il momento del salto, Pitano, quando era, io non ho visto ancora l'immagine, perché non abbiamo replay? Adesso sì, vediamo. Io non ho visto contatto. Lui arriva su giocatore, guardami. Sta zitto, guardami, Diego, sta zitto. Guardami. No, basta. Gioca. Quando si gira, quando si gira schiena, probabilmente sì, nella schiena del giocatore, lì secondo me. È a posto. Sì, però lì c'è la spalla del giocatore del Valor Rugby, che al momento di andare a recuperare il pallone tocca le gambe. Però comunque, ripeto, i giocatori, i compagni dovevano tenerlo in maniera più solida, secondo me. Questo è il mio parere anche. Sì, sì. Diego Hunt che viene ammonito, perché era lui che è andato a recuperare la palla. Era lui che al momento che il saltatore con le gambe è andato a sfiorare la sua schiena e in quel modo è caduto. Però ripeto, secondo me anche i due giocatori che erano suoi compagni dovevano in qualche modo coprirlo di più. Avanza Vanzini, tiene la palla, la presenta Manfredi che dà ritmo adesso con Isengor. La gente chiama il fuorigioco, si gioca ancora. Si gioca ancora, momento clou della partita. Simone Ragusa che si è inserito all'interno della linea tre quarti. Giocano la chiusa ancora con Vanzil che gioca a largo con i due terze linee, ovvero c'è una mano lì, un talonaggio con la mano evidente. Quindi ancora un'altra infrazione. C'è il 7 rosso, mi ha andato a mettere mano lì dove non poteva. Quando c'è il rack non devi mettere la mano, non devi talonare. Quindi sbrocco, ancora un'altra inflazione.
e l'oriundo penal touche, una buona touche trovata da Charles Cugo, e adesso Lucardi che deve combinare con la sua torre. In questo momento viene, vediamo se Brugnara aveva dato già l'indicazione o probabilmente il messaggio passato prima, quindi 5 rosso, 5 rosso, c'è un cambio, gioca, c'è Gerosa che viene fuori, il 5, ok, siamo, gioca, andiamo, aspetta, vediamo Lucardi con chi, allunga con chi, con Isekor, giocano ancora con l'inserimento velocissimo del giocatore di tre quarti, Subritano America, 2 contro 2, 2 contro 1, avanza, dà la palla ancora per il commento, metà, metà, ottima l'opzione offensiva, alla fine hanno creato la Subritano America e il Tigre ha dato la palla a chi? A Van Zyl, lui presente, puntuale, il sudafricano che fa sempre la differenza. Kyle Van Zyl che viene adesso ovviamente festeggiato con i suoi compagni. La gestione alla fine è stata un po', diciamo, non al meglio, però in qualche modo il possesso del pallone ha fatto sì che ha trovato la sovranità numerica. Quanto hai di tempo? Guardate, al momento che viene preso, mi senti? Dà la palla a Panseira al momento giusto, quasi due. Un passaggio così, in qualche modo, guardate, ha rischiato perché la poteva, secondo me, e lui lo sa, poteva gestirla diversamente, perché il fatto di mettersi in quel corridoio lì ha rischiato, però lui è solido, possente questo cordobese, e alla fine ha dato il passaggio. Sentite, prova. Due mani all'estilo handball, all'estilo palamano, ha dato la pala e ha provocato questa meta, una meta importante perché siamo nei minuti finali del primo tempo e adesso... Adentro altri due punti. C'è la conversione di Schalke Hugo. Quindi risultato parziale in questi minuti finali di questo primo tempo. Quando vuoi. Uno e mezzo, uno e mezzo. Manca un minuto e mezzo, quello che ha rilevato l'arbitro, prende la palla Gunisa, sicuro, avanza, guadagna 10 metri, va a terra. Giocano con il passaggio alla schiena. Fermo 9, 12, e alla fine 12, c'è un calcio per guadagnare metri, però creano pressione. Recupera la palla non esce. Simone Ragusi che cerca attraverso un calcio chirurgico, no, ha mancato per poco, l'intenzione era ottima, però la palla è andata diretta fuori, quindi... Ferma il tempo? Ferma il tempo, però siamo più o ultima meno a un minuto. Quindi questa è la ultima sequenza di gioco, l'ultima azione, quello che ho sentito nella comunicazione tra l'arbitro dell'incontro e i suoi collaboratori. Lancia Silva. Rubata in qualche modo, e adesso sì. Half time, finisce questo primo tempo con un Calvisano tonico, secondo me, un Calvisano che ha voglia, che ha rabbia, che vuole portarsi a casa questa partita, quindi sta vincendo 23-6, risultato tutto sommato, diciamo, meritato, perché ha avuto più possesso, ha avuto più territorio, un Calvisano che veramente è partito con il piglio giusto e sta vincendo in maniera, al momento ovviamente parziale, però penso che ha gestito bene questa partita nel primo tempo. Ricordiamo che comunque c'è il giocatore del Valor Rugby, ovvero Diego Flaco Antl, che è in panchina 10 minuti per quella
infrazione al momento del contatto con il giocatore che stava saltando a recuperare la palla, quindi era Dan Lewis e l'arbitro rilevato con l'infrazione giustamente, quindi in questo momento la grafica chiarisce tutto. Trasferta Calvisano 23, Vallo Rugby 6. Adesso andiamo anche a fare un piccolo time out mentre ci arriva l'ospitalità del Calvisano, l'ospitalità del Calvisano che ringraziamo come al solito. Quindi a tutte le ore, mes amis. Uno di noi! Birra calda. Caldo, sì? Ti dirò. Buona sorte, però cosa sono andato a Vallo Rugby? Io sto aspettando. Voi non tenete la cosa. Per la voce, devono. Tali che piccolate, dovevo lavorare qua. Manca, no? Non è che chiedo da te. Vai, è vero, vai. Te la pago, però vai a prendermi un'acqua, sì, perché l'ho detto, si è sentito comunque, perché dopo ho fatto l'ironia, si è sentito anche in diretta, si sì, è sentito tutto quello che ho detto, però comunque loro per parlare. Settimana scorsa ero là, ma non è che ho venuto qua quando sono arrivato. Devo usare me. Mi spacca la mano che non sento. Aspetta che tu non perché ultimamente con la gola del rossi non prendo l'acqua con tutto quello che urlo. Però io la vivo così, ognuno la vive come è. Cerco di essere obiettivo, però
quando vedo la meta, mi piace chiunque faccia la meta di saltarla. Ok, fuori gioco rosso. Adesso stiamo vedendo highlights del primo tempo. Lì ha giocato veloce, velocissimo per guadagnare i 10 metri Gonzalo Garcia, quindi c'è il calcio di Daniel Newton. Guardate la inquadratura di questa mischia, si alza. Però lì c'è l'infrazione del numero 6 verso l'altro numero 6, Luis, quindi un'ingenuità, una vera ingenuità, perché l'arbitro era lì, ha visto subito il gesto di prendere il giocatore che doveva andare a coprire, quindi qui un'altra infrazione. Mi cade sopra e rallenta tutto il punto d'incontro. Altri tre punti con Daniel Newton. Manuel. Ok, vantaggio. Fuori gioco, rosso. Gioca vantaggio, lascialo rosso. È lì. Via. Vediamo questa mischia, una mischia importante, perché guardate la potenza del pacchetto che ha guadagnato diversi metri, quindi ok, indietro. Quindi un primo tempo che ha visto comunque la supremazia del Calvisano. Va bene così, ti ringrazio. Uno dei nostri rugby fans mi ha portato l'acqua. Come ti chiami, che non mi ricordo il tuo nome? Giorgio, grazie per l'acqua. Lo diciamo pubblicamente, così ringraziamo i nostri amici qui della tribuna. Mio fratello è Aghiri della Morosa, non è mica un prendere la palla. È una merda. Giorgio, tutto bene? Sì, tutto bene, tutto bene. Che commento possiamo fare? Come hai visto questo Calvisano? Poi oggi stasera è buono, primo tempo buono, speriamo di fare anche secondo. Non è facile perché tiene fuori, dice. Però magari se tanto tempo per la seconda e qua con tutto, magari ci siamo.
all'interno dei campi. Buona partita, buon rugby a tutti, amici. Ci siamo, amici, amigos del rugby. Vedo quelli che ci stanno seguendo attraverso la pagina Facebook, che adesso sono un po' di meno, logicamente, perché c'è stato l'intervallo. Vedo un amico di Gigi Sarsi Amade che sta guardando la partita. C'è Nita Vanzilla anche, che è veramente una fanatica, che segue logicamente il suo figlio. Si parte, amici, godiamoci questo nostro massimo campionato del rugby italiano, Peroni top 10, la Trasvezza che sta vincendo in questo momento dopo un primo tempo al suo favore contro la squadra di Roberto Manghi. Il Valo Rugby Emilia, che settimana scorsa ha avuto una grande performance per vincere la corazzata nera del Petrarca Padova, quindi viene qui alla Bassa Bresciana, viene qui al San Michele dopo una vittoria eclatante. Siamo contro i primi della classe del Petrarca 5. Padova. Però questa sera, come dicevo nella preview di questa partita, trovo un Calvisano che ha bisogno di rivincita in tutti gli aspetti, quindi sta giocando e sta in questo momento meritando questa vittoria parziale. Adesso c'è un bel avanzamento attraverso questa Amor, che avanza, cercano di arginare, si gioca, la chiusa a pericolo, avanza Simone Ragusi, guadagna metri, presenta la palla, si gioca a largo ancora, si gioca a largo, palla con Vanzil che cerca di trovare il corridoio giusto, accelera, passaggio non aggiustato, passaggio brutto, però comunque buona la copertura difensiva del Valo Rugby, mentre dovrebbe rientrare, non so se è rientrato Diego Antel. Guardate questo nel replay, non si sono forse, poteva essere gestita diversamente questo pallone. C'è un lancio storto, quindi chiede la Mischia sicuramente. Mischia o Tush? Chiama la Tush. Ha scelto Tush il capitano. Dai, Cavisano. Panseira Garrido. Quanti? Il cordobés. Sei. Lancia Lucardi. Buona la palla presa di Ortiz. Buono ancora l'avanzamento. Sta gestendo bene questi mol. Dopo la touche, quindi Manfredi che lancia a chi? Al ball carrier. Michael Van Muren, pick and go. Manfredi che dà ritmo. Ha perso la palla il numero 6, Dan Lewis. Ha fatto un in avanti, quindi se gioca a largo dalla propria praticamente ok, finita linea di difesa, quindi avvantaggio finito, gioca Gonzalo con chi? Con il numero 17. Se gioca a largo, sta rischiando in qualche modo, se gioca fino all'ala, in questo momento l'ala è il numero 24. C'è il chiaro rilascio, non c'è mai, chiaro rilascio. C'è il giocatore del ancora lui, se non sbaglio. C'è il placaggio in due. C'è una ennesima infrazione in quel punto di incontro, quindi penal touch, e adesso in qualche modo cerca di salire
nel terreno, nel territorio, la squadra dei Manghi deve reagire in qualche modo. Tempo fermo un attimo, tempo fermo un attimo. Lì dentro, aspetta, aspetta, lì dentro. Si fa il veloce, se no devi cambiare la squadra. Veloce. Corridoio. C'è qualche problema nel... fa un piccolo pit stop Michael Van Buren, che non so se è riuscito a sistemare, però c'è una touche a 5 giocatori da parte del Valor Rugby. Gioca con chi? Buona la palla presa dall'acqua al centro della fila, e adesso c'è un buon avanzamento. Vedo che c'è Luz, il 16 Luz che stava timonando, se torna all'inflessione, ha cercato in qualche modo di avanzare Gonzalo Garcia, sapendo che giocava gratis, quindi 4 nero alzi. Abbiamo notato giustamente un cambio importante nel pacchetto, l'inserimento di Luz, giocatore solido, un tallonatore, un hooker d'origine sudafricano che ha giocato anche nella nostra nazionale Under 20 durante il mondiale che si è svolto anche qui in questa zona lombarda. Lancia, vediamo se è migliorato, settimana scorsa ha avuto difficoltà nel lancio della touche. Buona, però non è stata buona presa la ricezione. Sì, un avanti nero. Nero giallo, giusto, giallo nero. Mirko che guadagna un metro, la palla che esce. C'è un primo nero, un secondo. C'è un in avanti precedente del giallo nero, quindi se torna quell'inflazione lì, perché dopo c'è stato un in avanti della squadra rossa, come la chiama il buon arbitro dell'incontro. Ok, andiamo, dai, acceleriamo il tempo. Vediamo questa mischia, sono curioso perché ci sono stati diversi cambiamenti in prima linea. Lega! Via! Buona la spinta, buona la spinta, la devo usare. Gioca fuori, vedo che c'è la reazione, c'è un'infrazione, sta giocando gratis, c'è un piglio diverso in questo secondo tempo da parte della squadra di Manghi, che ha il possesso e si ritrova sempre in zona di pericolo per la trasvecta. Avanza ancora dopo un pick and go, se gioca, siamo a 8 metri della linea di meta e la palla di Gonzalo Garcia con il suo compagno che parte pick and go, un altro pick and go. Sempre vantaggio, stanno giocando un vantaggio, stanno giocando sempre gratis. Gonzalo che fa ancora lui, stanno cercando di arginare in qualche modo i gialli neri, però c'è sempre la percussione in pick and go da parte del Valor Rugby, che sta gestendo anche questo gioco con il vantaggio, che un altro vantaggio perché c'è un fuorigioco, un'ulteriore infrazione, pericolo, siamo lì, si gioca largo, superiorità numerica, dovevano giocare la prima Bertanzini, c'era la superiorità numerica, non l'ha gestito, pericolo ancora. Se finisce l'azione, se torna all'inflazione precedente, quindi c'è sempre qualche incompressione tra gli avversari. Tempo fermo, c'è la possibilità adesso di vedere che cosa sceglie. Ovviamente c'è l'opzione, è un calcio facile. Abbiamo il video, se lui vede qualcosa entriamo, però non ti preoccupare, sei a posto, solo un colpo alla testa. Vediamo, adesso c'è la ripartenza con attenzione,
che siamo a falli ripetuti qua, che Calvisano? Ci sono diversi falli ripetuti, quello che ha detto giustamente l'arbitro dell'incontro. Siamo andare indietro, dai su, su giochiamo, mischia, ok, mischia. C'è una mischia, hanno scelto, anzi hanno questa mischia a favore dopo quell'infrazione. Una mischia diventa fondamentale anche come atteggiamento del pacchetto di Manghi per affrontare questo secondo tempo. Ricordiamo il risultato parziale 23-6. Un Calvisano che ha avuto una esperienza brutta qualche settimana fa versus le Fiamme Oro, perché aveva una differenza ampia e alla fine non sono riusciti a portare via la partita. Adesso c'è la mischia che non riesce a guadagnare. Oh là là! Che buon placaggio di Isekor, ha mandato indietro il suo diretto avversario. Ancora possesso, pick and go con Luz. Vuole arrivare in linea di meta il Valo Rugby, un altro pick and go. Poco a poco cercano di guadagnare metri. Ottimo il gesto, ottimo il gesto tecnico del giocatore del Calvisano, di Van Buren, se non sbaglio. Quindi palla fondamentale di recupero da parte del trasdetta Calvisano. Al momento giusto il giocatore è riuscito a mettere in difficoltà il giocatore del Valo Rugby che aveva il pallone. La palla è arrivata qua alla mia postazione, ce l'abbiamo qui. Adesso la palla la mandiamo dalla nostra postazione fino al campo, e Moro Morelli che comincia con un ottimo lancio al suo compagno. C'è l'infrazione, c'è l'infrazione, c'è l'infrazione, quindi si parte con un calcio di punizione. Appena ingressato il veterano solido Moro Morelli. Vieni Calvisano, dai. Calvisano che ha l'opzione di un penal touch con Schalk Ugo. Andiamo, quanti? Una touche che ha segnalato Alessandro Sovenderina, bottino di Roma. Vediamo il lancio del Moro Morelli con chi? Con Luis, con Dan Luis che prende la palla benissimo. Sembra che avesse crollato quella formazione, però non è così. Non tirarlo, gioca, gioca, usala. Fermo qua, fermo. Lascialo rosso. Si è possesso sempre del trasvecta. Che dà la palla con Damiano Mazzo. Mazza, Damiano Mazza che sta facendo una buona partita dopo il suo rientro in campo dopo diversi mesi del infortunio, quindi un giocatore importante questa fine di stagione. Si gioca a largo, viene preso in qualche modo Panseira. Sta cercando di reagire anche in maniera energica difensivamente anche il Valo Rugby, però c'è stato questo calcio lungo che prende subito Van Zyl, in qualche modo guadagna metri, però dà la palla al Newton che comunque in qualche modo riesce a guadagnare terreno, dà subito al suo compagno il sostegno, Gonzalo Garcia che non può giocare, quindi
devi toglierti. E l'arbitro. Sei in ginocchio e impedisci il passaggio. C'è qualcosa che da dire con l'arbitro Panseira, perché ha recuperato la palla. Torna. Simone Ragusi in un gesto tecnico. Fermi. Interessante, perché ha dato la possibilità di comunque far vivere il pallone, però in qualche modo calciando dopo dà la palla alla squadra del Ballo Rugby, che attacca, che crea il buco. C'è il sostegno del numero 24, Mordacci. C'è vantaggio, sei nero, sei fuori gioco. Se torna al vantaggio non acquisito, quindi se torna all'infrazione. Sei nero. È il numero 6 nero, ovvero il faloso Dan Lewis. Penal touch. Vedo che c'è D'Amico che si sta avvicinando per fare il cambio con Pier Maria Leso, il pilone destro, che ha fatto una buona partita, solido il Mijica come al solito, Pier Maria Leso. Mi sentite adesso? Tre? Vai. Va bene. Esce. Ok, gioca. Gli applausi che premiano al sempre efficace giocatore De Mischia. C'è il vantaggio, c'è una infrazione anche in questa touche da parte del Calvisano. Vuole concretizzare questa offensiva il Ballo Rugby, vuole concretizzare. C'è qualche incomprensione tra Gonzalo Garcia e Funisa. Ascolta me, posso parlare prima io, ok? Mi ascolti. Cominciamo a ritornare a fare tanti falli, fine mia disciplina, ok? Per piacere parla un attimo con i tuoi, parla con i tuoi. Veniamo giù, ok? L'arbitro ha appena parlato con un... Fermo qua. Il capitano Facundo Panseira a proposito di questi falli ripetuti da parte della squadra del Calvisano. Sì, sì, no, ho detto che venire giù. Ok, venite giù, Siamo a 5 metri, buona la palla presa nella touche. Se gioca la parte chiusa. Buon placaggio da parte della difesa del Calvisano, però il Ballo Rugby ancora lì. Siamo a 15 metri in linea di meta, possesso. Pick and go, Gonzalo Garcia cerca di dare ritmo con Diego Antl, che ha fatto la finta per passare, guadagnare un metro. Adesso sì, c'è il giallo. Ci sarà il giallo perché c'è l'ennesima infrazione, questa volta è di... Potete essere veloce, andare via. Fermo qua. E Shalkugo, che va a 10 metri a... Potete essere veloce. Oh là là, avete visto comunque, c'è la, tutta l'energia da parte della difesa del Calvisano, però il Ballo Rugby rimane sempre lì, rimane sempre lì, c'è la rabbia difensiva del Calvisano, ancora possesso, vuole portare via, via il bottino, questa volta il Ballo Rugby, quindi pick and go. Sono lì vicino. Buona l'incoratura della regia, siamo lì a due passi, si lancia, però c'è un'infrazione, è andato a sigillare in maniera scorretta, quello l'arbitro l'ha visto, il buon Borasso che sta facendo secondo me una, un buon arbitraggio. Fino adesso il team EOTA ha utilizzato una sola volta, quindi quello significa che l'arbitro ha in mano la situazione e riesce a avere tutto anche con il sostegno dei due collaboratori. 4 e 7 rosso, 4 e 7. Buona la, la performance dell'arbitro Rovigino.
Adesso sì. Mi continua a partire ogni volta. Si sono inseriti adesso Favaro. E Rimpelli che sono entrati in questo secondo tempo. Danza il Moro, perfetta l'intesa con il suo saltatore. Sta timonando, usa la palla come Freddy, calcio nel box, alto, 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 vediamo la pressione, la prende il più alto di tutti lì che era Diego Antl. Se gioca, attacca, attacca, se gioca largo. Bertazzini che non è riuscito a passare la palla, quindi quando va a terra non posso giocare. Ancora pick and go, sì. Placcaggio, sei a terra devi lasciare. Ecco la quale infrazione, quando sei a terra la devi lasciare, quando sei a terra devi lasciare quella del, del, del... No, no, l'ha lasciato, l'ha chiamato. Guardate, va a terra. Pali. Pali. Parlano tanti, Stanno parlando troppo, tanti, secondo quello ascolto, anche non secondo non me un discorso anche okay. Se devo in qualche modo criticare l'arbitro è quello relativo alla, alla chiacchiera, ci sono tanti giocatori che parlano in questo momento, quindi è difficile arbitrare con diversi interlocutori. Vedo che c'è Simone Ragusi che in assenza di Schalk Ugo è lui che si prende la responsabilità di tentare questi tre punti che possono essere importanti per allontanare di più ancora la squadra di Cuca Guidi. Fuori. La potenza c'era, le è mancato direzione al momento di avvicinarsi ai pali, quindi lascialo giocare. Opzione fallita in questo caso. Gonzalo Garcia che ha cercato di fare una magia, ha guadagnato metri, è stato placato comunque. Valo Rugby che in qualche modo sta reagendo, sta cercando di avvicinarsi. C'è l'infrazione già segnalata da... È un, il 7 nero, giallo nero in infrazione, quindi... rosso 11, e 4. La partita sta penal touche, esce il buon Michael Van Buren che rientrava e lascia posto a Zanetti. Aspetta, due palle, aspetta, due palloni in campo. Solido, invalido, seconda linea, è entrato Zanetti. Stai lì, stai Cavisano, Cavisano. Vince. Lascialo. Se gioca a largo, se gioca a largo, buona la combinazione, se gioca fino all'ala, pericolo, guadagna metri, viene placato. Stai Cavisano. Sta acquisendo più ritmo la partita in questo secondo tempo con un Valo Rugby che sta cercando in qualche modo avvicinarsi, avanza ancora Diego che fissa perfetto, pericolo, pericolo, perde la palla al momento cruciale, recupera il Calvisano, quindi lascia giocare l'arbitro, c'è la infrazione precedente, si torna a quella, secondo nero, quella in avanti. Mando un saluto caro al mio amico Sergio Cipolla che sta guardando la partita. Quando ci sono momenti di momenti fermi in cui non c'è il ritmo internazionale forse, quindi riesco anche a salutare gli amici che vedo guardando la pagina Facebook del, della Federazione Italiana del Rugby. Primo
prepariamo questa mischia. Ottima l'inquadratura da parte della telecamera a bordo campo. Bassi. Buona la spinta del Calvisano che fa stappare in qualche modo, quindi buona una dimostrazione di forza in questo momento del secondo tempo, quindi dovevano uscire dalla propria area difensiva attraverso questa spinta, hanno provocato quello che viene chiamato in qualche modo stappare la miscoordinata, quindi ottima. E adesso quello che sta calciando in qualche modo è Simone Ragusi, trova una piccola touche. Andiamo Benigni. Quanti? 5. Vedo che c'è anche Vittorio Munari che ci sta seguendo, un saluto al director of rugby del Petrarca Padova, la corazzata nera. Buona ancora la touche. Avanza. Si gioca con il flanker esplosivo Isecor, il giocatore formato nel rugby Brescia. Un calcio nel box. In avanti, recupera la palla, c'è vantaggio, recupera la palla, la trasmetta. Se gioca. Se il vantaggio non acquisito se torna alla riflessione, quindi si parte con una mischia, un scrum. E quindi fai in avanti, però è regolare il gioco suo. Andiamo, mischia. Qui vedete il replay, l'errore del numero 23, ovvero Francesco Colombo, che non riesce a prendere la palla come Dio comanda. Lancia il medianino Manfredi Albanese Ginami. Buona ancora la spinta del Calvisano, ancora un'altra occasione, si gioca la chiusa con Samu che calcia con un graver e si torna all'inflazione. La mischia in questo momento sta avendo la meglio, quindi sta dando anche un po' passa il messaggio di questa partita che la devono portare a casa in qualche modo, perché c'è il potere del pack in questo momento nella mischia chiusa che anche a livello secondo me psicologico serve per tutta la squadra. Davor, fai cambio. Penal touche, il Calvisano vuole consolidare il risultato di questa partita mentre esce una degli ali, Andrea Bronzini, e entra il veterano bresciano di Voticino, Marco Sussio. Si gioca con chi? Buona la palla presa di Dan Lewis, che sta giocando molto bene in touche, è bravissimo in questa formazione. Sta timonando il Moro Morelli, sta timonando la palla e lui lo skipper, stanno avanzando, non devono slegarsi, quindi il mole è sempre quello per non dare l'inflazione. C'è un stop, quindi deve giocare, la gioca! Se gioca a largo, pericolo! Kick a seguire da parte di Van Zyl, che crea comunque tutta la pressione. C'è un placaggio, significa che non può, quando va a terra non può tenerlo legato, quindi fuori. Ancora il Valo Rugby che lancia il contrattacco della propria area difensiva, guadagna diversi metri, 20 metri, viene placato in due, la palla la presenta con Gonzalo García, deve dare ritmo, dà ritmo, se gioca a largo, crea il buco, l'attacco del Valo Rugby. Momenti importanti di questo secondo tempo, se gioca fino all'ala, ha rallentato un po' quella ripresa del pallone da parte del numero 23, ovvero
Francesco Colombo, però in qualche modo Valor Rugby vuole avanzare, vuole avere il possesso. Gioca. Guadagna metri, è riuscito a guadagnare metri l'offensiva del Valor Rugby, supera il primo uomo Diego Hunt, però dà la palla al suo compagno con tutta la pressione, ovvero Luz che mantiene il possesso, gioca dal largo e lì c'è un in avanti, c'è un in avanti, c'è un in avanti dal numero 6 dall'acqua, che non dà la palla, rallenta, non dà la palla, adesso sì. Siamo Capisano. Tempo. Signore, in questo momento la partita non è bella da guardare, però c'è tanto agonismo in campo. E questo comunque ricordiamo che è quello che si produce in questo momento, perché c'è tantissima tensione, quindi ci sono anche diversi errori. Vediamo il replay di questo bellissimo intento offensivo da parte di Bertaccini, che ha guadagnato diversi metri. In questo momento esce Brugnara, Brugnara che ha giocato una buona partita, viene salutato in maniera affettuosa dal suo coach della Misca, ovvero Citta, Lorenzo Cittadini. Si riparte con una mischia, siamo al minuto 64, quindi siamo già dentro dell'ultimo quarto del match, big match di giornata, siamo sempre quelli di Non è la Rai, ovvero quelli che stiamo sul flusso della partita che va in diretta su Rai Sport HD, però noi la vediamo in contemporanea, in concomitanza, e la diamo su chi? Sul canale social della Federazione Italiana del Rugby, ovvero Facebook, ovvero il YouTube, quindi andiamo avanti con questa partita. Buono l'inserimento del giocatore del Calvisano, che dà la palla subito a un Simone Ragusi che sta cercando di in qualche modo di essere attivo nel gioco. Ricordiamo che c'è Federico Consoli adesso come mediano di Mischia, che è entrato al posto di Manfredi. Ancora Federico che cerca di in qualche modo gestire questa azione. Ortiz che va a percuotere, non perde la palla, dà la palla, in qualche modo la presenta, si gioca a largo con Vunisa che dà la palla a chi? A Vansil che calcia, però dà l'opzione offensiva del contrattacco a Daniel Newton. C'è la palla sempre in possesso della squadra di Gonzalo García, che dà al suo numero 8 il sempre attivo Vol Carrier Mirko Menta. Si guadagna metri Bertaccini, che anche lui è molto attivo in questo momento, si gioca a largo, placaggio in due, c'è placaggio in due del due dei gialloneri, mantiene il possesso il Valor Rugby, ancora un placaggio tremendo di Vunisa. Sono curioso di vedere comunque il replay. Vunisa che era lì, e allora come era lì, guardate, era lì già nel viaggio di andata, e allora è andato a... Sta arrivando, bravo. Esce Luis, Dan Luis, ex Leicester Tigers, sorry, my English is very bad. Entra uno degli oriundi di questa squadra, ovvero Bautista Grenon. José Bautista Grenon, el oriundo. No, raga, siamo già dentro, eh. Allega, siamo già dentro. Ok, esci un po' con la spalla. Entrambi allega, siamo giù. Andiamo. Minuto 66. Va bene. Il Calvisano che in qualche modo sta cercando di portare a casa una vittoria importantissima per le sue intenzioni di playoff in questo massimo campionato del rugby italiano.
Peroni top 10. Via! Stai qua su, stai su qua, stai. Siamo giù. C'è un'altra infrazione, un'altra infrazione. Va giù sulla spinta. Appena la prima linea che è andato in giù, quindi è stata crollata. Quello, quello che ha segnalato l'arbitro dell'incontro. Ha visto anche che in prima linea c'è Gavrilitta, quindi hanno cambiato tutta la prima linea adesso, perché c'è D'Amico, Gavrilitta e il Moro Morelli, mentre chiama i pali il rientrato calciatore di questa squadra, il mediano apertura Schalk Ugo, e vedo che si sta riscaldando Tomás Domínguez, il figlio d'arte, figlio di Diego, Dieguito Domínguez, che ha avuto la possibilità di trovarlo settimana scorsa al Mirabello durante il terzo tempo, quindi silent please. Dentro, adentro, altri tre punti per il Calvisano. Cosa significa? Significa 29 12 nero o 26, sorry, 26-3 questo risultato parziale, mentre vedo che è entrato anche un altro oriundo, il numero 20, Tomás Bernasconi, il rosarino. Buona la palla presa dal giocatore del Calvisano sotto pressione. Isecor che guadagna terreno con una buona percussione. C'è la Federico che cerca ancora avere più spazio per calciare, quindi se non le hanno chiesto di usarla due volte, lui non l'ha usato, provoca questa infrazione a favore del Valor Rugby, perché ci sarà una mischia, quindi lì Federico doveva giocare prima, cercare di darle più ritmo, quindi può essere che questa qua è stata forse un'ingenuità da parte del medianino formato anche nel Borgo Poncarale. E approfittiamo e salutiamo a mio amico Antonio Prati, del presidente del Fiume Borgo Ghial. È uscito Antel, Diego Antel è uscito e è entrato come mediano di mischia Tomás Domínguez, che lancia la palla adesso. Buona questa volta la mischia con Menta, che dà la palla al largo. Buona la difesa che è montata subito in pressione, la difesa del Calvisano, quindi dà ritmo Tomás al suo apertura, ovvero Daniel Newton. Se gioca largo c'è Randisi che guadagna terreno, Tomás che dà la palla al suo terza linea. Sembrava un passaggio in avanti, non è in avanti, quindi buona la palla all'ala, sta reagendo in qualche modo il Valor Rugby, c'è la infrazione, c'è il vantaggio, il Valor Rugby deve andare a concretizzare perché passa il tempo, devono in qualche modo 23 nero. Concretizzare, devono segnare, mancano quasi 10 minuti, giocano la mano, guadagnano metri, se gioca, percussione, Tomás che dà ritmo, se gioca all'interno, con Luz, Tomás che dà la palla ancora ai suoi giocatori della mischia. Sta difendendo in qualche modo il Calvisano, che fa pressione, placaggio in due.
Si è ancora a possesso, il Vallorraghi deve concretizzare, mancano 10 minuti. Buon kick, pericolo, pericolo! Non è riuscito a arrivare, l'idea era buonissima del mediano apertura inglese Daniel Newton, o Daniel Newton, ex. Giocatore della, del Firenze, ex Firenze. Quanti? 4. Saluto anche gli amici di Firenze che ci stanno seguendo, ormai siete tanti che ci seguite anche sulla pagina Facebook. Lancia Moro, ottima la palla presa da Ortiz, io la chiamo in spagnolo, c'era la infrazione, tutti saliti prima. La touche non era finita e sono montati i giocatori della difesa del Vallorraghi, quella dell'infrazione, quindi si riparte con questo calcio di Charles Hugo che guadagnerà metri fondamentali. 26-6 il risultato, mancano 8 minuti, il Calvisano targato Transvecta stanno in qualche modo 5 portando a casa, valga anche l'allegoria, visto che la Transvecta sono dei veicoli, dei camion che trasportano. Stai qua, stai. No, 17 dietro. Palla in possesso del, è uno stop. Buona comunque la reazione del Pacchetto che sta cercando di guadagnare il pallone, la palla che comunque rimane ancora in possesso del Calvisano, con l'usato sicuro Samu Bunisa che ha la palla, però il Vallorraghi sta cercando in qualche modo. Federico Consoli che calcia nel box, c'è una palla volata da parte del giocatore del Vallorraghi che riesce in qualche modo a passare il pallone, si gioca fino all'ala, vantaggio ormai è acquisito, quindi si gioca liberamente fino a un mondo. Il Vallorraghi sta cercando in qualche modo di restare lì, però Zanetti c'è vantaggio. No, torniamo sul fuorigioco, ho sbagliato io, il vantaggio non era ancora acquisito. Stai più attento per cortesia, Manfricola. Manuel, allora l'infrazione era lì, quindi 11 nero fuori gioco. C'era il numero 11 che era fuori gioco, quindi quella l'infrazione, calcia, penal touche, trovo una buona touche, eh? Daniel Newton, che in questa serata rispetto alla settimana precedente contro il Petrarca. Non è gravitato come settimana scorsa, una partita contro il Petrarca Padova. Parlo di Dan Newton, lancia, Luz, vince bene il giocatore del Vallorraghi, adesso c'è una buon avanzamento, pericolo, meta, chiarissima meta, la meta l'ha fatto il grounding Luz, adesso lo vedremo nel replay, viene la conferma, però infatti la regia inquadra Luz, sudafricano. Una mischia, un mall veramente avanzante, un drive che non ha avuto difficoltà a essere in qualche modo stoppato, quindi questa meta può in qualche modo mettere in difficoltà questi minuti finali del Calvisano, anche se in realtà ci sono già. Entro, altri 2 punti, 26-13, c'è comunque il break, cosa significa che devono segnare due volte e anche con le trasformazioni per guadagnare e vincere questa partita la squadra di Roberto Manghi. Quando vuoi. Calcia Ugo,
Vediamo che tipo di calcio è, se calcio lungo o... Posto, puoi giocare. Gioca, gioca, gioca. Si è rialzato Ortiz che in qualche modo sta per giocare questi ultimi minuti dell'incontro. Mancano 5 minuti. Viene stoppato il giocatore del Valor Rugby. Valor Rugby che deve avere il possesso per cercare in qualche modo di segnare due volte. Lascia 5. Placaggio. Tutto sommato la prestazione di Ortiz per un giocatore che dopo diversi mesi che non giocava, sinceramente ha passato questo esame in maniera positiva. Possesso ancora, c'è l'offensiva, ottimo cambio di passo del giocatore del Valor Rugby che ha lasciato seduto il buon Bunisa. C'è possesso ancora, gioca Tomás Dominguez, guadagna i metri, pericolo, dato via, fissa, c'è il sostegno, però c'era anche il placaggio in copertura da parte del giocatore del Calvisano che in questo momento sta subendo l'offensiva furiosa del Valor Rugby, che gioca ancora largo, kick, un passaggio con il piede. Manca il placaggio, il flanker del Calvisano, però dopo lui, è lui che è il rosarino che dopo aver mancato il placaggio si è subito messo a disposizione e è andato a pescare un pallone fondamentale. Gioca. Ha pescato lui. È giocatore del Jockey Club, se non sbaglio. Tomás Bernasconi, ex Pumita. Ortiz che continua a essere assistito da parte da Durante. 5. Il responsabile della parte atletica di questo Trasveta Calvisano da tanti anni. Questo è il professionale che collabora qui con il Calvisano. Buona la palla presa di Grenon, che guadagna terreno, presenta la palla. Adesso è il momento della percussione di Bunisa, anche lui presenta la palla nel momento giusto, ancora con Grenon che si gira, presenta la palla, deve usarla Federico Consoli, la palla sicura al suo ball carrier favorito, ovvero Bunisa. Mi sembrava che fosse fuori gioco, sì, c'è fuori gioco, c'era il fuori gioco, l'avevo già segnalato. Tranquilli, buoni, il pubblico logicamente già l'aveva segnalato, l'aveva visto prima, però gioca. Io a me nessuno mi ha chiesto niente, forse perché pensano che non sono giornalista, però confermo un minuto. Ugo scelto uomo del Metz, Ugo che comunque è stato anche 10 minuti fuori, ammonito. Comunque il Calvisano sta giocando questi ultimi istanti di partita e sta consolidando una vittoria che è fondamentale, primordiale per continuare la sua corsa verso il playoff, verso la primavera del playoff italiano. Uomo del match scelto dai nostri amici della RAI. Lui a terra non mi importa, quanti siete, la rimessa laterale. 5. Tempo. Istanza finale della partita, il Mono Moreri che lancia la pala. Ancora possesso del Calvisano che sta finendo la partita in offensiva. Vuole ancora ratificare questa vittoria con un'altra meta. Tempo finito. Tempo finito.
full time! Full time! Questa volta è il Calvisano che vince, e io direi che convince anche, perché si è portato a casa questa vittoria in maniera meritata. Ci voleva per la squadra giallonera questa vittoria contro una squadra ovviamente solida, che appena settimana scorsa ha vinto contro il club di Padova, contro il Petrarca, secondo me la squadra più forte di questo campionato. Quindi onori ai vincitori, onori anche ai vinti, perché la squadra di Roberto Manghi comunque non ha mai mollato, hanno sempre messo in difficoltà in qualche modo la squadra di Cuca Guidi, allenata in campo dal Lorenzo Cittadini in panchina. Quindi veramente una partita secondo me avvincente per tutti quelli che l'hanno seguito qui allo stadio San Michele. Risultato finale: trasferta Calvisano 26, Vallo Rugby Emilia 13. Poi adesso non mi guardate, perché io sono in mano con la mia handicam, la telecamera mia che mi segue ovunque, la mia Sony che mostra un po' il dietro le quinte di questa partita. Vedo anche la tifoseria del Calvisano, il mitico tifoso del Calvisano qui alla mia sinistra, mentre i giocatori si apprestano giustamente a salutare il pubblico. Eccoci qua. E ovviamente si fa la fila tradizionale per onorare i vincitori e vinti. Cari amici, vi auguro un eccellente weekend di rugby, logicamente, perché c'è il miglior torneo del mondo, più bello del mondo, ovvero il Six Nations. L'Italia che ospita domenica all'Olimpico gli inglesi. Logicamente favorita la squadra di Jones, però sempre la palla ribalza in qualche modo, la palla del rugby, anche si tratta sempre di uomini di carne e ossa. Quindi andremo tutti a vedere questa partita all'Olimpico, quelli che possono andare, speriamo numerosi, anche quelli che ci seguono attraverso Sky Sport Italia. Quindi qui da San Michele è tutto. Ripeto, buon weekend e hasta la vista, amigos. Viva el rugby. Andiamo.